Ciao a tutti, parliamo velocemente di una questione interessante, ma che comunque ho già in modo esaustivo, secondo me, fatto un video al riguardo, per quanto riguarda il volume di coda delle alette. Perché io uso quattro alette? Perché io uso quattro alette? A parte il fatto che l'utilizzo di quattro alette non è una grande novità, un po' di anni fa si utilizzava tranquillamente quattro alette sulle frecce. Ma perché utilizzo quattro alette? Utilizzo quattro alette per l'arco nudo perché il mio intento è quello di avere assolutamente più volume di coda e quindi più stabilizzazione. Una buona idea sarebbe quella di mettere delle alette naturali da 3 pollici o anche da 4 pollici sulle frecce in carbonio, ma questo cosa comporterebbe? Comporterebbe un rallentamento intanto della freccia, ovviamente, un irrigidimento della freccia e soprattutto una diminuzione del FOC. Se il FOC con le alette, sappiamo, no, cos'è il FOC, è la percentuale tra centro geometrico e centro di gravità, questa percentuale sulla lunghezza della freccia in percentuale è il FOC o front of center. Quindi, se noi abbiamo questo bilanciamento con le alette in plastica, con le alette naturali ovviamente avremmo un FOC molto ma molto basso. Quindi con una performance balistica inferiore. Quindi cosa si fa? Si aumenta il volume di coda aumentando del 25% in questo caso, passando da 3 a 4 alette, oppure mettendone 5 anche alette o anche 6 alette, non ci sono problemi a sperimentare. Anche con 6 alette funziona molto ma molto bene, non ci sono interferenze e abbiamo un buon volume di coda, una buona stabilizzazione, senza aver diminuito il fuoco. Un'altra cosa da dire è mettiamo le alette sempre il più vicino possibile alla cocca. Non c'è bisogno, il pollice e mezzo che viene scritto sulle confezioni è per l'arco olimpico, dove noi andiamo ad ancorare sotto il mento e avremo delle interferenze ancorando sotto il mento come fanno con l'arco olimpico. Nell'arco nudo che abbiamo un ancoraggio molto più indietro per avere un buon allineamento, non abbiamo interferenze di questo genere. Non abbiamo nessun tipo di interferenza. Quindi mettiamole tranquillamente il più vicino possibile alla curva e non avremo nessun tipo di problema, anzi, il nostro volo della freccia ovviamente ne avrà giovamento. Non ci sarà neanche nessuna interferenza per quanto riguarda questo movimento, perché una volta che la freccia qua è arrivata, passa senz'altro molto lontana dal resto se abbiamo ottenuto un buon setup. Quindi non ci sono interferenze di questo genere, che avvengono anche con 3 alette, che avvengono anche con 2 alette, non c'è bisogno di averne 4 o più. Io uso alette Livanes S3, mi trovo molto molto bene, sempre per l'arco nudo. Con 4 alette mi trovo molto meglio che non avere 3 alette più grandi, anche e parliamo ad esempio delle IS3. Con frecce di questo tipo, come le VAP che sono molto fini, io consiglio di montare 4 alette che sono molto leggere e che permettono di non modificare in modo significativo, anzi è assolutamente ininfluente, di modificare il FOC, quindi di avere sempre un buon volo della freccia. Ok? Grazie, ciao a tutti.